pagato. 50 volontari a lezione di salvaguardia del patrimonio culturale grazie a Lega Ambiente e Regione Abruzzo. L'importanza del volontariato l'abbiamo toccata con mano qui. Lega Ambiente aveva, attraverso l'esperienza di Umbria e Marche, un suo nucleo di persone specializzate per la salvaguardia di beni artistici, mobili ed immobili, ed è stata preziosissima per quello che riguarda L'Aquila, che è una città scrigno. Questo ha comunque avuto il merito di far comprendere all'intera classe politica la necessità di corsi di formazione con i quali 50 volontari provenienti da tutta la regione si specializzano o comunque acquisiscono cognizione per poter operare in situazioni di difficoltà come un evento calamitoso. La nostra associazione persegue da diversi anni questo obiettivo finalizzato appunto alla costruzione di gruppi di volontariato che siano in grado di supportare le autorità preposte nel caso si verifichi una calamità, anche in riferimento al settore molto delicato dell'intervento sui beni culturali. Proprio nel caso dell'esperienza drammatica del terremoto in Abruzzo, i volontari di Legambiente hanno operato al fianco delle autorità e soprattutto delle soprintendenze, per mettere in sicurezza opere importantissime, un patrimonio preziosissimo di queste terre. La formazione ovviamente è elemento imprescindibile perché si possa operare con correttezza e con efficacia.